Il Napoli è finito in casacca gialla, i City Blinders sono in maglia scura e il 28 gennaio cominciano ufficialmente i quarti di finale di Champions Sbordoniana nel round 15 della 23esima edizione dello Sbordone League. Tutto pronto per Nicola, fischio d'inizio, comincia questo big match tra due squadre che arrivano a questo appuntamento avendo partecipato a due gironi distinti e separati. I City Blinders negli ottavi di finale di SCL hanno eliminato il Real Madrid. Il Napoli invece settimana scorsa ha piegato 6-2 il Real Arzano. I City invece hanno vinto 2-1 contro il Madrid del Cole. Il City che ha militato nella Major League ha combattuto fino alla fine per il titolo di Lega, risolto in una classifica a 4 squadre, ha chiuso a 21 punti, terza in classifica. Nel ranking totale è arrivata in posizione 8, quindi nel cuore del ranking sbordoniano. C'è il sinistro di Marco Russo, calcio d'angolo, è giocato contro la nonna che era Real Madrid. Il Napoli invece, la squadra campione in carica, la squadra che ha trionfato nella finale di Champions la scorsa edizione contro l'Italia. Napoli che si è confermato anche in questa, vincendo subito l'Elite League. 24 punti in 9 giornate, 24 punti che sono diventati 72 nel ranking, moltiplicati per 3 punti di Lega. Agli ottavi ha trovato la 16ª squadra qualificata, Real Arzano, e l'ha piegata 6-2. Quindi Ciachi largo con Amedeo, Freddy punta, scala coi piedi, respinge. Il match che comincerà tra poco sull'altro campo tra Miami e Borussia Dortmund, mentre scala smanaccia la realtà. Cambio del difensore centrale, Izzo per Danese, eccolo qua che prova in porta. Veramente interessante, Rippa allontana male, Danese con bombone, ho piegato all'indietro col corpo, non riesce a dare precisione fondo. Sale anche Divo, palla dentro morbida, secondo palo al volo, fuori di nulla Amedeo. Con Freddy c'è Amedeo che attacca da fuori, palla per Peppe Esposito, deviazione, salvataggio, non entra mai, pazzesco. Aspetta a chiudere, poi Vigna, manca l'aggancio, Sant'Antonio rimonta, Citarella sposta a sinistro, fuori. Esposito da qua, Stordumund e Yoga Miami. E intanto c'è una conclusione straordinaria, parata di Scala sulla conclusione di Freddy Douglas. Per Naviglia, finta il tiro, avanza ancora un po', poi quasi la perde, la ritrova, sfonda, sinistro, fondo, su da là, anzi, prova Barretta, poi sempre su, rinvio dal fondo di Barretta, occhio ad Agravio che gira, Di Luca, e anche primo tempo, dice il direttore di gara, Nicola, 0-0. Tra Napoli e City che stanno giocando a scacchi. Col tiro di Marco Russo comincia la ripresa, sempre 0-0 tra City Blinders e Napoli, partita bloccatissima. City tutto chiuso a tocchio, qua c'è un errore e c'è il tiro di Esposito che batte scala e spezza l'equilibrio dei primi 25 minuti, nemmeno 60 secondi. C'è il gol del Napoli con Pepito Esposito che con un diagonale perfetto batte scala. Caccia Osorio e poi l'arpione Amedeo. Di nuovo per Freddy. Si accentra e tira. Amedeo per Citarella solo lì sulla tre quarti. Frusta un meteorite sul secondo palo e raddoppia. 2-0 per il Napoli. Citarella con le mani verso Cita che scappa. Scala in uscita, rimane là, la ritrova. C'è Divo. Rabona e via di Freddy Magia. Ancora Doug fermato. Danese, tiro di Freddy, fuori. Che City con il sinistro di Torres. Due mani di Luca. Divo. Cita. Sale un po'. Prova Doug, da questo lato, aggancia, occhio al destro, tiro! Poi Danese chiude il buco, uscita. Doug continua, Doug! Scala, porta vuota, Esposito! In mezza sforbiciata cala il tris, Napoli fa 3-0 contro i City Blinders su accelerazione di Citarella e Doug. Peppe Esposito, contro due, senza fallo, Russo. Momento di aggravio. Tutto chiuso, De Luca, Vigna, tiro,
occhio, incrocio, pazzesco, non entra. Esposito interviene, Freddi si allunga sul primo controllo sinistro, Scala, triplice fischio che manda il Napoli in semifinale di Champions. Bordoniana elimina 3-0 i City Blinders, che terminano qui con la loro avventura in questa edizione. Napoli City Blinders è stato il primo quarto di finale di Champions Bordoniana di questa edizione 23. Se lo prende il Napoli vince 3-0. Fab, avete continuato a giocare così come avete fatto la Major League, una squadra fisica, sfrutta le armi a propria disposizione, quindi fisicità, palle inattive, a volte un po' di provocazione, forse un po' troppo. Puro agonismo, vorrei provare a immaginare. Parlaci un po' del City, della stagione che è stata e che finisce qua. Diciamo che una cosa sicuramente a suo favore è che lo spogliatoio è uno dei più uniti in cui sono stato probabilmente. Quindi c'è sempre stata una grande unità, sono tutte persone che si vogliono bene, insomma. In campo. Anche San Gennaro. Sì. Vabbè. E occhio a questo paese. Che io ho sentito voci. Vediamo. Niente, in campo comunque abbiamo provato a dare sempre il massimo, nonostante magari qualche limite tecnico e tattico, siamo arrivati fino a qui dove sapevamo che era dura. Loro sono la squadra più forte del torneo e mi auguro e sospetto che vinceranno il torneo. Però ce la siamo giocata almeno un tempo, quasi ad anni pari, quindi sono contento lo stesso. Allora, prossima stagione col City o col Paris Saint Germain? Vediamo. Okay, complimenti a Fab, complimenti, che è stato anche in questa stagione uno dei migliori portieri di Lega. E a me dai Ciachi, grande partita, grande prestazione, anche perché non era facile mantenere i nervi saldi in una partita del genere con lo 0-0 per tutto il primo tempo, squadra bloccata, poi Peppe Esposito, Freddi, le individualità poi vi hanno fatto riuscire a prendere questo passaggio al turno. Che dite? Vabbè, sapevamo che non era facile come partita, l'abbiamo portata a casa penso nel migliore dei modi. Io purtroppo non sono riuscito a giocare il secondo tempo per varie vicende. Niente, penso la squadra ha reagito bene, che abbiamo giocato bene, non ci siamo abbassati di livello. Niente, abbiamo giocato bene. Amedeo? No, è stata una bellissima vittoria, meritato. Siamo stati un po' troppo frenetici nel primo tempo, siamo caduti nelle provocazioni, però. Scegliete voi, Wimbledon S3. Allora, come storia Wimbledon, perché comunque voglio sarebbe una lacrima, sì. Veramente scende. Perché... Però con gli S3 può essere veramente S3 una bella partita. È stata, diciamo, anche l'inizio del nostro percorso di in questa stagione. Quindi so che sono comunque una buona squadra. Sarà una bella semifinale. Una semifinale daremo tutto, tutte e due squadre. E allora non avete segnato, non avete fatto assist, però siete la rimessa laterale, un assist dedica per questa rimessa laterale. Sembra la squadra della Davide Catalano che ci deve sostenere. A Catalano, ragazzi. La rimessa a piedi, che non è andata a piedi. A me dispiace, Davide, io ti abbraccio, sta squadra. Il Wimbledon ti aspetta la prossima stagione, poi ci mettiamo d'accordo. Dai, un bel ingaggio. No, però Davide è il nostro talismano. Ho capito, però non lo fate giocare. Complimenti al Napoli, a Umberto, ad Amedeo. Complimenti ragazzi, appena arrivati in semifinale.